ma non con la testa china, obbligato ad accettare questa vostra risoluzione, questa vostra riformulazione, confidando nel fatto che per l'ennesima volta la mozione non resti lettera morta, ma che l'esecutivo abbia la possibilità, in seno alla prossima legge di stabilità, di stabilizzare anche in ruoli non Concluda. operativi, chiudo Presidente, e senza limiti di età, perché c'è gente che ha 50 e 60 anni e vuole andarci in pensione con quel lavoro, ebbene il governo riesca in legge di stabilità a stabilizzare queste figure che effettivamente sono troppi anni che non riescono ad entrare tra Grazie. i cosiddetti effettivi. Grazie. Grazie a Eleonora Rizzetto. Ne approfitto per salutare gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Statale Istruzione Superiore Pitagora di Montalbano Ionico, in provincia di Matera, che assistono ai nostri lavori dalla tribuna del pubblico e che sono impegnati in una giornata di formazione presso la Camera dei Deputati. Grazie, grazie di seguire i nostri lavori. Onorevole Cirielli, prego. Presidente, colleghi, signora Ministro, mi aggiungo alle parole del collega Rizzetto per specificare semplicemente un punto di vista. È evidente che il blocco della contrattazione nel pubblico impiego è sempre un errore politico e da questo punto di vista è un errore portarlo e non c'è crisi economica che tenga. Ma la cosa grave è da un lato il fatto che la mancata attuazione del principio di specificità, che è stato inserito nella scorsa legislatura dal centrodestra, quando a suo tempo fu prorogato, messo in campo il primo blocco, questo blocco si allargò automaticamente anche agli appartenenti delle forze dell'ordine, delle forze armate, il comparto sicurezza che comprende anche i vigili del fuoco. Proprio per questo abbiamo voluto fortemente l'approvazione del principio di specificità. E allora, se è sacrosanto che dopo ben 7 anni, al punto che la Corte Costituzionale è dovuta intervenire perché il primo blocco aveva giuridicamente la sua legittimità, politicamente un errore, e lo ribadiamo, dopo 7 anni, il passaggio in via strutturale di tale blocco ha provocato sicuramente una compressione dei diritti dei lavoratori, una compressione dei diritti sindacali. Ma nella vicenda specifica noi riteniamo che la vicenda che riguarda le forze dell'ordine, le forze armate, sia particolarmente grave. Allora, mentre ci si appresta finalmente a mettere mano al rinnovo dei contratti, ricordiamo che le forze dell'ordine, le forze armate, il comparto sicurezza con i vigili del fuoco ha una dinamica salariale molto collegata a tutta un'altra serie di voci, quindi per loro questo blocco è stato particolarmente dannoso. E per la specificità del loro lavoro, per i rischi personali, per la vita sacrificata, crediamo che debbano avere sempre un'attenzione speciale da parte del governo. Ecco perché chiediamo al governo nel rinnovare i contratti, innanzitutto di mettere su due binari diversi il pubblico impiego e in base alla specificità le forze dell'ordine e a tenere conto sul piano economico anche dei danni maggiori che queste categorie così importanti per la nostra nazione hanno subito in questi anni. Non è soltanto una questione di cifre economiche che pure conta, è un modo di procedere che le chiediamo, signora Ministro, di adottare. Il principio di specificità deve far sì che ogni qualvolta si parli di pubblico impiego, per le forze dell'ordine, per le forze armate, per quel comparto, ci sia un'attenzione specifica. E l'attenzione specifica non è un favore, ma dipende e discende dalla specificità assoluta di quel lavoro che non è un lavoro come tutti gli altri, perché a quelle persone chiediamo di rischiare la vita per il lavoro che svolgono. La mission è proprio quello, per garantire la nostra libertà, per garantire la nostra sicurezza, quelle persone devono essere pronte a rischiare la vita. E allora quelle persone devono sentirsi speciali, devono essere considerati in maniera diversa dallo Stato, già lo sono dai cittadini perché in tutte le classifiche, in tutti gli indici di gradimento, le forze dell'ordine, le forze armate sono sempre ai primi posti, ma la politica, ma il governo, ma lo Stato nel suo complesso, quindi Parlamento e governo, devono riconoscere concretamente questa specificità. Quindi le chiediamo come Fratelli d'Italia, nella
trattativa che si aprirà, un'attenzione speciale, una considerazione speciale per questo mondo che è così importante, lo ripeto, per la nostra libertà e per la nostra sicurezza. La ringrazio. È iscritto a parlare l'onorevole Fautilli, ne ha facoltà. Grazie Presidente, Ministra, colleghi. La pubblica amministrazione in questi anni si è trovata in situazioni sicuramente complesse, anche se comprensibili per ragioni di bilancio, dovute da decisioni dei governi che si sono succeduti e che di fatto hanno bloccato stipendi e turnover, rendendo molto difficile l'indispensabile azione della pubblica amministrazione stessa. Non si può non ricordare infatti che con il decreto numero 78 del 2010